E siamo con mister Bertozzi a commentare questa sconfitta dello Sport Lucera, però bisogna leggerla un po' diversamente, perché è vero che la sconfitta è stata di 2-0, ma contro la capolista che comunque ha dei numeri da record, e soprattutto oggi abbiamo visto un Lucera diverso che in campo ha dimostrato di essere un po' più squadra rispetto a quello delle altre volte. Forse l'arrivo di nuovi elementi ha dato un apporto che fa ben sperare per il futuro. Sicuramente veniamo da un periodo direi strano, siamo andati via tante persone, ne abbiamo prese tante, quindi anche gestire la settimana insomma diventa difficile, perché sono dei ragazzi che non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe, ancora non si conoscono tra di loro, però diciamo che forse oggi è iniziato il vero campionato del Lucera. Ecco, come si prospetta, ecco, come si lavorerà, soprattutto vediamo che il reparto offensivo forse ha bisogno di maggiore stimolo, perché insomma si è costruito poco oggi. Sicuramente dobbiamo cercare delle soluzioni nuove avanti, perché oggi abbiamo calciato pochissimo in porta, abbiamo tenuto poco la palla, forse questa è stata la pecca della partita, perché spesso la palla l'abbiamo data all'avversario e abbiamo dovuto rincorrerli. Però sicuramente lavoreremo in settimana per migliorare questo punto di vista. Ecco, proprio per quanto riguarda il lato positivo è stato quello di saper comunque tenere bene il gioco di fronte ad una squadra che si prospetta come la vincitrice e comunque in ogni caso ha fatto sempre grandi vittorie. Sicuramente avevamo di fronte un avversario che per la categoria diciamo è qualcosa, è uno spauracchio, perché di cosa parliamo? Hanno delle individualità sicuramente non di categoria, di prima categoria, parliamo di gente che ha giocato anche nei professionisti, quindi sapeva gestire la palla, sapeva gestire le situazioni, però io penso che i miei ragazzi abbiano fatto una buona gara, sicuramente hanno avuto loro tante occasioni per segnare, però se andiamo a analizzare due gol probabilmente potevamo davvero evitarli, e io credo che alla fine anche la condizione fisica abbia fatto un po' la differenza tra le due squadre, perché a noi sono tanti ragazzi che non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe e che, come ho già detto, si conoscono davvero poco, quindi diciamo che abbiamo avuto anche pochissimo tempo per preparare questa partita. Sono dei ragazzi che sono arrivati in settimana, hanno fatto solo due allenamenti ed oggi mi sono preso la responsabilità di farli giocare 90 minuti, però è un segnale per fargli capire che insomma crediamo in loro e forse finalmente abbiamo trovato delle persone delle quali possiamo fidarci, che ci terranno compagnia per tutto il campionato. E siamo con il capitano dello Sport Lucera, Giuseppe D'Aluiso, che ha ereditato questa fascia da capitano da due partite. Innanzitutto, cosa significa per te questo? Vabbè, fare il capitano per una piazza importante come Lucera, anche se sono tanti anni che diciamo, è nel baratro in categorie inferiori, però è sempre una cosa emozionante, quindi sono una soddisfazione per me fare il capitano per questa squadra. Ecco, sei giunto qualche settimana fa, insomma, ti sei trovato anche tu insomma, di fronte a determinati problemi che si sono verificati all'interno dell'ambiente, ma adesso c'è un periodo diverso che si affaccia, insomma, e da oggi si riparte con tutti i buoni propositi del caso, no? Diciamo che da oggi abbiamo messo un punto per una pronta risalita e sono sicuro che con i nuovi innesti e con degli altri innesti che sicuramente la società porterà risaliremo la china e per una salvezza tranquilla, ne sono davvero certo. Ecco, da capitano si può prendere il positivo da questa partita contro la capolista, perché comunque insomma si è cercato di tenere testa ad una squadra che è di livello superiore. Assolutamente sì, vabbè, fai conto che la SLAI ha giocatori importantissimi come la Carra, Zotti, Manzari, e vabbè, sono tutti giocatori che tranquillamente giocano in eccellenza a occhi chiusi, quindi fare 2-0 con un autogol, un gol fortuito, quello dell'1-0, per me abbiamo fatto una grandissima prestazione, abbiamo sfiorato più volte il gol, poi ovviamente alla lunga loro fisicamente sono più forti con i loro 5 allenamenti settimanali e poi diciamo, il livello tecnico si è visto alla fine, giustamente hanno vinto loro, però abbiamo tenuto a testa una grande squadra. Ecco, superato questo grande scoglio del United SLAI, adesso insomma, si comincerà a lavorare per cercare di mettere da parte punti? Domenica abbiamo Canosa, che è un'altra partita difficile, però ovviamente ce la metteremo tutta per portare a casa i punti e per ovviamente raggiungere l'obiettivo.
E siamo con il presidente dello Sport Lucera, Antonio Dell'Aquila. Allora, presidente, è stato un inizio di campionato fatto di tante difficoltà e tante tappe negative, ma adesso si apre una nuova fase per questo Sport Lucera già da oggi, con questi nuovi elementi che sono venuti ad arricchire la rosa, che abbiamo visto già in campo nonostante non avessero tanto allenamento, però con una intenzione più forte di fare bene. Insomma, abbiamo visto una squadra un po' più compatta oggi. Sì, diciamo, dobbiamo naturalmente cambiare i risultati che noi finora abbiamo avuto, e sono stati dei risultati che non ci hanno assolutamente premiato, tenendo presente tutti gli sforzi e le incertezze che abbiamo avuto, perché noi fino all'ultimo secondo non sapevamo se facevamo la prima o la seconda categoria, e questa prima categoria è una categoria che ha un livello elevatissimo, ci sono almeno 5 squadre che sono fortissime, hanno dei budget impressionanti, cioè sono di un'altra categoria, e in questo noi abbiamo dovuto poi recuperare il problema iniziale, cioè quello di non sapere fino all'ultimo, quindi molti atleti giustamente erano indecisi e alcuni non avrebbero mai giocato in seconda categoria. Adesso, diciamo, ringraziando tutto quello che hanno fatto tutti i ragazzi che finora sono stati con noi, anche perché poi lo sport è così, il calcio, si fanno delle scelte. Noi naturalmente ciascuno ha fatto la propria, il nostro gruppo dirigente doveva trovare naturalmente o provare a trovare una soluzione. Credo che oggi abbiamo fatto una bella partita, si vede la mano dell'allenatore, si vede la volontà di tanti ragazzi che sono venuti a aiutarci. Ecco, a questo proposito, Lucerini o non Lucerini, quello di cui ha bisogno il Sport Lucera è la presenza di giocatori che con serietà sposino la causa e portino a termine, insomma, questo campionato con l'obiettivo salvezza innanzitutto. Certo. Ma quando noi diciamo che il campo è il giudice superiore, questo è, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, poi quando si mette la gamba nel campo e si gioca a pallone, se i valori ci sono, ci sono, il resto, il Milan dato credito, noi abbiamo chiamato a tutti. Questo campionato è la prima categoria, è una cosa importante, e quindi bisogna essere all'altezza di questo campionato. Vale naturalmente prima per noi che ci siamo messi in discussione, accettiamo tutti i suggerimenti e le critiche, perché io lo ripeto sempre, il Lucera e dei Lucerini, noi siamo qui tutti pro tempore, non abbiamo, diciamo, nessuna titolatura da mantenere o altro, il campo è il giudice supremo, cioè se si vale in campo si può stare in campo, altrimenti, quindi, noi abbiamo chiamato tutti e non c'era motivo di non chiamare tutti. E siamo con il presidente dello United Sly, Danilo Quarto. Allora, presidente, innanzitutto partiamo da questa realtà, una squadra da record, e come è nata l'idea appunto di creare questa squadra che insomma facesse bene, che desse soddisfazione al pubblico? Beh, l'idea nasce comunque dalla mia cultura, la mia passione per lo sport, che ho dovuto abbandonare in tenera età per via degli infortuni abbastanza seri, e quindi dopo che mi sono realizzato a livello imprenditoriale, ripeto, nonostante i miei soli 34 anni, ho deciso di investire in quelle che sono le mie origini, ovvero la città di Bari, e creare un qualcosa che non si era mai visto, ovvero avere una seconda città a Bari con dei progetti ambiziosi, con proprietari baresi e soprattutto con un organigramma strutturato a livello aziendale. Ecco, come ha giudicato oggi questa gara con lo Sport Lucera? Forse si aspettava di più, comunque insomma è stata una vittoria in ogni caso che consente di portare a casa altri tre punti. Sì, sapevamo che non sarebbe assolutamente stato un campo facile, comunque Lucera ha la sua storia, già lo si vede, comunque una bella struttura che può accogliere 4-5 mila spettatori, dispiace che il paese magari non ne risponda, perché comunque città del genere potrebbero veramente dare tanto al calcio pugliese, non solo. E sapevamo che ci sarebbe stata una guerra, concedetemi i termini, in ambito a livello agonistico, poi da quello che ho saputo appunto adesso dai vostri team manager si era abbastanza rinforzato con questa apertura di questa finestra di 24 ore di mercato, quindi alla fine non è stata magari una delle nostre migliori prestazioni, non voglio recriminare nulla, sono soddisfatto comunque della mia squadra, mi ha portato i tre punti ed era il risultato che contava.
ci aspetteranno altre 19 partite infuocate, perché oramai, grazie a Dio, l'ha detto anche lei prima, quando arriva la SLA è quasi una festa in città e saremo orgogliosi ovunque andremo di conquistare i nostri obiettivi. Certo, al momento diciamo la rivale principale è la squadra del Manfredonia. La rivale principale siamo solo noi stessi, senza voler peccare di presunzione. Abbiamo allestito un organico che secondo me e secondo gli addetti ai lavori non c'entra nulla, con tutto rispetto, né per queste né altre categorie. Non è detto che arriveranno ulteriori rinforzi, ci siamo già rinforzati solo in 24 ore con due innessi, uno per a livello burocratico, non possiamo ancora ufficializzarlo prima di domani. Abbiamo avuto appunto oggi la possibilità già di schierare Manzari e non a caso già nato in gol, e quindi sappiamo che l'organico è di categorie ben superiori, quindi solo noi possiamo essere artefici del nostro destino. Grazie a voi per la stagione, salve. Grazie.